Gentili signore e gentili signori, è con un orgoglio che mi appresto ad aprire i lavori di questo convegno. In quest'aula prestigiosa, e qui desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla LUIS e al suo direttore generale, lo Storto, che ci ha concesso appunto di fare questo convegno all'interno dell'università, nota a tutti. E in questo contesto vedo anche la presenza di autorevoli ospiti e importanti autorità ci raggiungeranno. Una ce l'abbiamo già, abbiamo il presidente dell'autorità per l'energia Bortoni, il quale interverrà subito dopo di me, anche lui gravato, penso, da un consiglio dove non può mancare. Allora, vi dicevo prima, con orgoglio, perché sento una profonda sintonia fra il tema che affronteremo noi oggi e quella che è una delle caratteristiche migliori, direi forse la più importante, della Fondazione Bordoni. Non solo ricerca di alta qualità teorica e applicata, non solo supporto, spero e mi auguro sempre, indispensabile alle attività del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui oggi abbiamo la direttore generale, dottoressa Forzi. Ecco perché mi auguravo sempre indispensabile, capito? E nello stesso tempo di tutta la pubblica amministrazione, nonché allo sviluppo e alla regolamentazione del settore delle telecomunicazioni, come dimostra anche la nostra collaborazione fin dall'inizio delle sue attività, prima dell'agenzia digitale e poi dell'agenda digitale. Temi sui quali siamo stati presenti da subito e continuiamo ovviamente a essere presenti, e speriamo che finalmente determinati obiettivi che vengono da tutti citati continuamente e sui quali ritornerò poi un po' più avanti vengano raggiunti anche dal nostro paese, che ha da qualcosa probabilmente in ordine di tempo da recuperare nei confronti dell'Europa. La Fondazione Bordoni è e deve continuare a essere stimolo perché i protagonisti dello scenario delle telecomunicazioni si confrontino e trovino linguaggi comuni con cui dialogare. E la giornata di oggi ne è la migliore dimostrazione. Questo incontro vuole ampliare il dibattito già in corso in Italia fra le istituzioni sulla tematica delle machine-to-machine communication, con particolare riguardo alle reti pubbliche per le comunicazioni elettroniche e al settore energetico. E non può più certo stupire che anche le grandi reti di distribuzione energetiche ed idriche facciano tutte parte di questo processo. Sicuramente a queste reti, oltre a quelle di telecomunicazioni, oltre a quelle energetiche, se ne aggiungeranno delle altre, perché non vedo la differenza poi con le reti dei trasporti piuttosto che le reti autostradali. Queste però sono tutte le mie idee da quando sono arrivata alla Fondazione Bordoni e step by step le sto portando avanti. E non può certo stupire, quindi, che anche le grandi reti, come dicevo, energetiche, facciano tutte parte di questo processo. La loro crescita dipende anche dalla ricerca e dallo sviluppo dell'intero comparto ICT. Perché solo con una visione condivisa, con una presa di coscienza comune, si può tentare di affrontare gli straordinari cambiamenti che sono già arrivati e quelli che stanno arrivando. Con il termine machine to machine non intendiamo ovviamente le tradizionali comunicazioni tra computer,
ma le comunicazioni tra dispositivi sempre più smart, quali quelli usati nelle comunicazioni, nelle reti energetiche, o tra automobili, e che coinvolgono numeri sempre più elevati di dispositivi. La Gartner, società leader mondiale nella consulenza strategica nell'information technology, stima, e qui facciamo dei numeri grossi, che entro il 2015, cioè entro pochi mesi, ci saranno solo nel settore delle smart city 1.100.000.000 di oggetti connessi. Parliamo da qua a qualche mese. Faccio degli esempi degli oggetti connessi: illuminazione, traffico, parcheggi, reti di distribuzione, sanità, e se ne potrebbero fare tanti ancora. Se dovessimo ampliare lo sguardo su tutti gli oggetti connessi, i numeri diventerebbero stupefacenti. Stime affidabili ci raccontano che alla fine del decennio questi dispositivi potrebbero arrivare a circa 50 miliardi. È l'internet delle cose e non è più solo un'idea, non è più solo una possibilità del futuro. È qui, oggi, è già iniziata ed è in pieno sviluppo. E non possiamo rimanere assolutamente indietro rispetto all'Europa. Noi riteniamo che per sfruttare appieno questo potenziale, con vantaggio sicuro per l'industria nazionale e per la crescita del nostro paese e del prodotto interno lordo, sia necessaria qualche riflessione sulle politiche delle telecomunicazioni e sul contesto regolatorio. In particolare mi riferisco alle tematiche dell'accesso al mercato mobile all'ingrosso, alle politiche di numerazione, alle politiche dello spettro, alla privacy e alla security, all'accesso condiviso ad informazioni di pubblica utilità. Il vero rischio tipico di queste fasi storiche di grande e nello stesso tempo disordinato sviluppo è che ci si possa trovare con un mercato con eccessivi vincoli o all'opposto eccessivamente frammentato, oppure con soggetti stranieri che possano diventare dominanti in Italia. E questo è un grandissimo rischio che stiamo correndo ormai da tempo. Gli esempi provengono non solo ovviamente dagli over the top, ovvero da Apple, da Amazon ed altri, ma anche, per fare un esempio, da importanti attori automobilistici che possono introdurre nel mercato del nostro paese veicoli dotati di apparati con SIM già installate e con contratti con operatori stranieri. Questo è un grosso rischio ed è un warning che va segnalato e che andrà segnalato in tutte le sedi. Oggi in questa sala sono presenti rappresentanti ai massimi livelli dell'industria energetica, delle autorità di regolamentazione, dell'università, della pubblica amministrazione e della politica. Siamo tutti qui, io credo, perché è ormai evidente che occorrono sforzi condivisi e soluzioni comuni. È già stato avviato, per esempio, un dibattito internazionale sulla possibilità di liberalizzare i numeri IMSI, quelli che sono identificativi di ogni singolo operatore cellulare, quando i suoi utenti si muovono nel mondo. È infatti necessario prevedere la possibilità di distribuire numeri telefonici non solo a operatori mobili, ma anche a grandi utenti machine to machine. Questo può portare sicuramente da una parte vantaggi o, nel caso inverso, svantaggi per la competizione e per gli utenti finali, a seconda delle scelte
normative e regolatorie che verranno adottate dalle competenti autorità. Un altro esempio è quello della numerazione, un problema solo apparentemente banale, legato all'esaurirsi della numerazione telefonica. Le soluzioni esistono, ma bisogna iniziare a pensarci in virtù della rivoluzione in atto. E non possiamo nello stesso tempo evitare di domandarci quali possano essere i rischi per la privacy e la sicurezza. Anche qui ascolteremo il presidente della privacy, come per l'AGCOM ascolteremo il presidente Cardani. I dispositivi machine to machine sono pervasivi e possono trasmettere dati legati alla salute, agli spostamenti, al consumo energetico, alle personali proporzioni, agli acquisti. Rischi reali, come si vede, per cui devono essere preventivate delle contromisure al fine che vengano rispettati i canoni e i parametri della privacy e della sicurezza degli utenti. Al contrario, però, saranno anche disponibili dati che possono dare origine a nuovi servizi di pubblica utilità e che dovranno essere resi disponibili a tutti. Per esempio, il servizio di emergenza europeo eCall, che obbliga le case automobilistiche ad inserire un dispositivo che comunichi immediatamente un avvenuto incidente. Questo servizio sarà in vigore in Europa da marzo del 2018. È un esempio di uso virtuoso di dati per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Avviandomi alle conclusioni, desidero ricordare, e mi spiace che ancora non sia arrivato, quanto sia stato prezioso l'impulso che l'AGCOM ha voluto dare con la sua delibera di dicembre 2013, che ha indetto l'indagine conoscitiva sui problemi legati a machine to machine. Tali risultati lascio ovviamente esprimerli a Cardani, che è la persona più titolata, e lo dice pure in questo caso un ex commissario dell'AGCOM, e quindi è giusto che il Presidente sarà lui a illustrarci nelle linee di massima, visto che è di due giorni fa, come si è conclusa la consultazione. I risultati di queste indagini, in ogni caso, ci dicono, senza nessuna possibilità di equivoci, che siamo di fronte a due questioni fondamentali. La prima è che l'Italia ha un enorme problema di infrastrutture digitali, come dicevamo all'inizio. Ora sembra che il governo si appresti a colmare un enorme ritardo, dando un quadro normativo e un impulso concreto per lo sviluppo di infrastrutture digitali, finalmente alla pari con quanto è stato già fatto in tutta l'Europa. Forse finalmente ci si accorge che gli obiettivi fissati dalla strategia europea 2020 non erano semplici auspici per un mondo migliore, ma stringenti parametri senza i quali nessuno sviluppo è possibile. Ripeto, nessuno. Detto questo, andiamo a esaminare il secondo punto, la seconda questione, che si può riassumere rapidamente così. È indispensabile una convergenza tra regolatori, operatori, ricercatori, perché si arrivi nel tempo più breve possibile a indicare una via che permetta linguaggi comuni, protocolli condivisi, neutralità di piattaforme, integrazione dei linguaggi e dei sistemi. In particolare, e di questo ci parlerà a breve il Presidente Bortoni dell'Autorità per l'Energia, appunto nel settore energetico, che in Italia è particolarmente avanzato con obiettivi sfidanti su smart grid e smart metering. Come e probabilmente prima di altri questo settore ha bisogno che si definiscano linee guida alle quali gli operatori dovranno attenersi.
Il governo e le autorità sono chiamati a creare le condizioni per uno sviluppo armonizzato di queste opportunità. E la Fondazione Bordoni desidera dare il proprio autorevole contributo a questo fondamentale dibattito. Questa è la sfida decisiva e sulla quale lascio a voi la parola, ringraziandovi per l'attenzione che mi avete concesso durante il mio intervento e passando subito la parola al Presidente Bordoni dell'Autorità per l'Energia.